È da lunedì mattina alle 6:30 che ho la polizia piazzata davanti al bar. I diritti per tutti sono calcolati solo per gli altri e per la gente che lavora come noi, anche giovani. Abbiamo le nostre famiglie, abbiamo le nostre case e siamo comunque in mezzo a una strada tra poco. Esasperati e preoccupati sono i commercianti e i residenti di via San Faustino che questa mattina si sono presentati in loggia per chiedere un incontro con l'amministrazione cittadina per esporre la delicata situazione in cui si trovano a vivere da oltre 10 giorni. Fine mese ho l'affitto da pagare, ho l'INS da pagare, ho tutte le spese da pagare. Questo grazie a quello che sta succedendo in San Faustino. E con me ci sono tutti gli altri commercianti, ci sono chi ci abita e poi si vive con la paura, obbligati a chiudere alle 7 la sera. E obbligati a chiudere quando iniziano a partire le bottiglie di birra e le bottiglie di bibite. Ma dobbiamo pagare tasse, corrente, affitto e non lavoriamo, siamo praticamente blindati. Non possiamo comunque andare avanti così, 12 giorni sono veramente tanti, tanti, tanti. E soprattutto non sappiamo quanto durerà ancora questa situazione. Vogliamo sapere a cosa andiamo incontro, chi ci risarcisce di questi danni. Per prendere la baita mi dico che si è scortato, dopo che gli mostri i documenti non si fidano neanche, dimmi te cosa bisogna fare. Ha fatto fare la spesa, torno indietro, mi aprono i sacchetti della spesa, sacchetto per sacchetto, mi voglio vedere cosa c'ho dentro, ti sembra giusto? Ad accoglierli l'assessore al commercio Maurizio Margaroli, che li ha ricevuti nella sala del consiglio e ha espresso loro la vicinanza dell'amministrazione. Rispondo che hanno tutte le ragioni del mondo per richiedere la normalità che la città vorrebbe. Crediamo davvero che sia giunto il momento di cessare, perché l'esasperazione potrebbe davvero portare, ripeto, in questo momento questi commercianti, questi imprenditori, perché sono tutti piccoli artigiani, commercianti, pubblici esercizi che vivono del loro lavoro. Proprio ieri le associazioni di categoria avevano firmato un documento a sostegno delle attività di via San Faustino.